ringrazio della vostra presenza qui con noi stasera. Io sono Rosaria Varrella, sono amica di Benito e sono stata molto felice di essere stata coinvolta nella presentazione. Questo non funziona. No, ma... Sono stata molto felice di essere stata coinvolta nella presentazione del suo primo libro che si chiama Il bambino venuto dal nulla. È una storia romanzata della sua vita e ha un forte valore etico e sociale, per cui mi ha fatto molto piacere che lui mi abbia scelto come moderatrice. Cercherò di coprire un ruolo per me nuovo, quella della relatrice, oltre che moderatrice della serata. Io sono una psicologa e mi occupo spesso di volontariato, ho anche un centro d'ascolto qui nel centro storico a Castellammare, dove seguo molti ragazzi, diciamo, difficili. Per cui parlare un po' di adozioni trovo la porta aperta, perché penso che sia fondamentale per noi tutti come società e come comunità portare interesse nei confronti delle giovani generazioni. È fondamentale soprattutto intervenire quanto prima possibile in situazioni di rischio per il benessere di un bambino. Il bambino non può comprendere quello che gli accade, perché proprio naturalmente non ha una struttura neurale che gli permette di comprendere, no? E di valutare ciò che gli sta accadendo. Per cui agisce d'istinto, perché non ha nemmeno cominciato un percorso di crescita emotiva che gli permette di gestire le emozioni che sta provando. E quindi soprattutto in situazioni molto gravi, come può essere la perdita di un genitore in tenera età, il bambino va fortemente seguito a livello psicologico e supportato per permettergli uno sviluppo e una crescita sana, perché il bambino può comprendere e darsi anche la colpa di quello che è accaduto e darsi una serie di spiegazioni che gli possono poi comportare nel corso della vita tutta una serie di disagi a livello relazionale e anche a livello poi di veri e propri disturbi, se non interveniamo in tempo. Quindi è importante anche quando si fanno determinati passaggi che ci sia una profonda sinergia tra i servizi sociali, tra noi psicologi, assistenti sociali e l'aspetto anche giuridico.